Amiche ed amici biancocelesti, ben ritrovati da parte di Riccardo Mancini. Nuova puntata di Speciale Romane, angolo interamente dedicato alla Lazio. È stata una settimana di passione questa per i tifosi biancocelesti che nella sera tra l'8 e il 9 di gennaio si sono ritrovati come di consueto a Piazza della Libertà per aspettare la mezzanotte, ovviamente per festeggiare il 112° compleanno della più antica società della capitale. Ci dice di più il servizio del nostro Alessandro De Dilectis. Bentrovati da Piazza della Libertà, dove 112 anni fa nasceva la Società Sportiva Lazio. Oggi, 8 gennaio, come da tradizione, la gente laziale si è ritrovata per attendere la mezzanotte e festeggiare il compleanno della squadra amata. Ma andiamo a sentire le sensazioni e le emozioni di alcuni tifosi che abbiamo intervistato per voi. Anni per la Lazio, che emozione è essere qui a Piazza di Libertà a festeggiare? Bella, perché 112 anni non vengono in un attimo e poi la gente ha risposto molto numerosa, non me l'aspettavo, visto la brutta sconfitta che abbiamo avuto a Siena, però è molto bello ritrovarci tutti qua uniti a festeggiare la nostra Lazio. Tra le prime quattro sarebbe già un sogno. Quindi magari tra le prime tre entrare in Champions poi per l'anno prossimo? Sì, diciamo di sì. I propositi per questo 2012, quali sono gli obiettivi di questa Lazio? Da vederla tutte le domeniche. Mentre cosa si aspetta da parte della Lazio? Qual è un risultato che può conseguire la squadra? La vorrebbe far ritenere soddisfatto? No, le soddisfazioni è inutile elencarle, però come ti ripeto a me mi piace andarla a vedere e basta. No, io vengo sempre, perché è una tradizione a cui sono affezionato, penso a quegli altri che non sanno manco che giorno sono nati, quindi è bello per questo. Motivo per essere della Lazio e magari non della Roma? Beh, sono due cose diverse, la Roma va di moda, la Lazio è una tradizione che si trasmette nelle famiglie, tra padri e figli, è un'altra cosa, siamo diversi, siamo la storia. Festeggiamenti che però non si sono limitati alla notte tra l'8 e il 9 di gennaio. La società Lazio, o meglio la polisportiva Lazio, ha voluto riunire tutte le sue sezioni, lo ricordiamo, la polisportiva più grande d'Europa, tutte sotto la sua insegna nella sera del 9 di gennaio presso lo splendido scenario dell'Eur, presso il noto locale Spazio 900. Erano tantissimi tifosi laziali presenti, ma soprattutto i personaggi che hanno fatto la storia della società Lazio in tutte le sue sezioni. Ovviamente era presente anche la sezione calcio, con alcuni rappresentanti tra i giocatori come Federico Marchetti e Cristian Brocchi per quanto riguarda la prima squadra, ed anche Luca Crescenzi, il capitano della primavera, ed Enrico Zampa appunto per quanto riguarda la formazione primavera. Ma anche e soprattutto c'erano il direttore sportivo Iglitar ed il presidente Claudio Lotito. Vediamo il servizio. Pronto al rientro in un momento delicato? Ma se diciamo che ho lavorato anche la scorsa settimana bene senza sentire fastidio, ora mi sto preparando per domenica. Non è un periodo dove ci già tutto bene, però sappiamo di essere un gruppo coeso e sono state fatte tante chiacchiere, ma penso che quello che effettivamente c'è di valore del nostro gruppo all'interno lo sappiamo noi e siamo convinti di poterci riscattare al più presto. Insomma, un pensiero su questi 112 anni? Beh, intanto penso che questi eventi debbano un attimino far riflettere anche noi giocatori per quanta importanza abbia questa maglia, quindi ogni volta che la indossiamo dobbiamo sempre ricordarci che ha una storia, che ha un qualcosa di importante, che ogni tifoso vorrebbe avere la nostra fortuna di poterla indossare ogni partita. Quindi è sicuramente una bella cosa e
E io personalmente sono felice di essere qua in questa realtà. Deve ricominciare a correre come te. Sì, anche se dei momenti difficili penso che tutte le squadre nell'arco di un campionato lo abbiano, quindi bisogna più che altro evitare di fare partite magari come quella che abbiamo fatto a Siena, perché comunque perdere ci sta, perdere male no, perché bisogna sempre riuscire a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità. Sono convinto che tutti i miei compagni abbiano questa grandissima voglia e già dalla partita di domani si riuscirà a rigiocare come abbiamo giocato fino a poco tempo fa. Tanto è quello che metti in campo, e lo spirito di ognuno di noi deve essere sempre quello di voler vincere, perché quando si entra in campo i discorsi personali vanno sempre messi in secondo piano, ma quello che conta è la Lazio e la voglia di vincere. Secondo me nel nostro gruppo comunque questo c'è. Settimana intensa, come detto, questa per i colori biancocelesti, non solamente per ciò che concerne i festeggiamenti per il 112esimo compleanno della società Lazio, ma anche e soprattutto per il calcio giocato. La Lazio, come noto, ha giocato contro il Siena sabato scorso, perdendo con un pesante 4-0 all'Artemio Franchi, una sconfitta che certamente ha lasciato diversi strascichi di amarezza tra i tifosi della Lazio, che hanno ovviamente mostrato tutto il loro malumore nei confronti dei giocatori della società, ma una delusione che è stata parzialmente mitigata in settimana grazie alla vittoria in Coppa Italia di martedì sera contro il Verona all'Olimpico per 3-2 a decidere il fantastico gol del brasiliano Hernanes. Per noi c'era il direttore della LazioSiamoNoi.it, Alessandro Zappulla. Vediamo il servizio. Ciao Riccardo, ben trovato a te, ben trovato a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo all'interno dello Stadio Olimpico, dove martedì sera la Lazio si è imposta con un sofferto 3-2 contro l'Hellas Verona nel turno secco di Coppa Italia. È stata una Lazio che ha palesato i suoi soliti limiti, un'assenza di gioco che è iniziato già dal quel famoso Lazio Chievo prima della sosta di campionato e poi sottolineato dal sonoro 4-0 incassato a Siena. La Lazio si è imposta, appunto, abbiamo detto, con 3-2 contro il Verona, a firma di Diaz nel primo tempo, poi Rocchi e una prodezza di Hernanes. Lazio-Verona, una vittoria dalla quale si può però ripartire. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, così come lo fa anche Bizzarri e Ledesma in mix zone, raccolto appunto dai nostri microfoni. Sì, sì, veramente che era una vittoria importante per noi dopo una settimana un po' complicata, però siamo consapevoli che ancora possiamo migliorare. La domenica già abbiamo una partita abbastanza complicata e difficile, però questo è un passo avanti, lo dobbiamo prendere così e pensare da domani già a quello che sarà la partita della domenica. Albano, quanto aiuta questa vittoria? Tanto, a livello psicologico tanto, perché se uno pensa che magari se oggi perdevamo avesse diventato un momento molto più complicato. Andiamo avanti la Coppa, siamo vivi nelle tre competizioni, ancora, come ti ho detto prima, penso che siamo consapevoli di che possiamo migliorare un po'. No, sono circostanze, sicuramente è un momento passaggero che con il tempo passerà, se riuscirà a prendere meno gol, a ritrovare la sicurezza in difesa. E no, penso che è un momento semplicemente circostanziale, come si dice. Sì, sembrava chiusa e purtroppo ci siamo un po' arretrati, abbiamo cominciato a perdere i palloni e loro hanno cominciato a spingere, ma più perché noi non tenevamo la palla dalla metà in campo in su, però cercavamo la prestazione positiva. Ovvio che peggio di sabato non si poteva fare, però era difficile perché vieni qua a giocare contro una squadra che è seconda in Serie B, che c'ha tutto da guadagnare venendo a giocare con la Lazio, quindi l'importante è che c'è stata la reazione, diciamo, anche dopo il pareggio. Dunque, superato l'ostacolo Verona per la Coppa, appuntamento ormai al 25 di gennaio, dove ci sarà una tra la vincente tra Novara e Milan. Adesso testa e cuore andranno direttamente sul campionato, che per la Lazio tradotto significa Atalanta in casa, un match difficoltoso e Reia dovrà trovare la soluzione migliore. Dallo Stadio Olimpico è veramente tutto. Alessandro Zappulla, per la Lazio siamo noi, a voi studio.
Lazio dunque che dopo le fatiche di Coppa ha ripreso la preparazione in vista della delicata sfida di domenica alle ore 12.30 all'Olimpico contro l'Atalanta. Ci sono però diversi problemi di formazione per quanto riguarda Edi Reja. Il modulo che l'allenatore goriziano utilizzerà contro la squadra di Colantuono dipenderà dalle condizioni dello stesso Hernanes, alle prese con un problema al ginocchio dopo la sfida con il Verona. Con il brasiliano in campo sarà ancora una volta 4-3-1-2, altrimenti Reja sarà costretto a riproporre il 4-4-2 visto a Siena, con l'inserimento però questa volta di Matusalem al fianco di Ledesma in mezzo al campo. Sicuri assenti il francese Abdoulaye Konko, fermato da un fastidio al polpaccio, e lungo degenti Brocchi, Mauri e Loric Zane, fortunatosi la scorsa settimana a due vertebre. Non ci sarà nemmeno Lionel Scaloni, dunque spazio nuovamente in difesa a destra a Luis Pedro Cavanda, affiancato da Diakité e Dia. Problemi anche per Stefan Radu, però le cui condizioni verranno valutate fino a poche ore dalla sfida con l'Atalanta. Centrocampo invece, se Hernanes dovesse farcela, dunque probabile terzetto composto da Gonzalez, Ledesma e Lulic. In avanti invece l'unico sicuro del posto è Miroslav Klose, al suo fianco uno tra Rocchi e Sissé. Con questa notizia è veramente tutto per quanto concerne l'ambito Lazio. Diamo la linea al contenitore giallorosso, ci rivediamo la prossima settimana con il ritorno di Alessandro Zappulla in conduzione. La buona serata a tutti.